Buongiorno a tutti e buongiorno al Tiguglio Design District, che volevo ringraziare per avermi invitato. Sono Odilia Brisco e sono designer e consulente. Consulente nel campo dell'arte e del design, due campi che spesso si intrecciano e confluiscono. Bella domanda. Il design mi ha praticamente rapito. Stavo facendo altro e mi è apparso e poi mi ha portato via con sé. È iniziato dando consigli logici di esposizione per collezioni d'arte a proprietari immobiliari. Mi chiedevano di inserire questo o quel quadro nelle loro case e così ho iniziato a proporre spostare mobili, oggetti e poi anche a disegnarli se non li trovavo. Ho disegnato oggetti, ville, mobili, sempre con occhio attento a chi era commissionabile, ai suoi gusti, con eleganza e discrezione. Il progetto Luxury Green Villa è stato veramente una soddisfazione. Citato tra i 100 progetti più belli del mondo, immerso nella natura e composto di una o più costruzioni più grandi e poi delle unità abitative più piccole, sparse e collegate. Ci sono dei giardini all'italiana, coltivati a orto ornamentale, e un impianto di gestione a biomassa per la produzione autonoma di energia. Il tutto con l'acqua riciclo come costante. La troviamo in un flusso ininterrotto dal giardino all'interno dell'abitazione, per passare poi in una spettacolare cascata fornita da un impianto di riciclo delle acque. Tutto autosufficiente a livello energetico. Veramente non ci si può fermare. E poi mi piace creare squadra ed avere sempre progetti nuovi, come ad esempio Ambience con la suite anti-aging. Sono due progetti collegati che hanno riscontrato un notevole interesse proprio in questo particolare periodo. In collaborazione con il dottor Luca Bottoni, esperto in protocolli anti-aging e project manager di AMIA, Associazione Medici Italiani Anti-Aging, abbiamo ideato degli spazi che combinano gli elementi della natura in un luogo da dedicare solo a se stessi, attraverso l'allenamento, dentro le abitazioni, dentro gli appartamenti. Praticamente non più la palestra dislocata, ma un ambiente, un corner all'interno del living. Anche perché le abitudini ora sono totalmente cambiate. E poi RHS Home è un mio progetto, Real Heritage Sea Home, che vuole trasportare nel mondo contemporaneo e digitale i valori della tradizione nautica e la passione per il mare. Il progetto prenderà vita con una serie di NFT che, nella passione per il mare e lo stile senza tempo, attraversano l'immaginario. Nell'immagine NFT si trovano alcuni mobili, oggetti di design e accessori che possono o diventare fisici formando delle capsule collection o essere inseriti nei metaversi come The Centerland oppure The Sandbox. Secondo me il design spiega e mostra l'essenzialità di una funzione. Come un bel quadro spiega in una tela tutto un periodo storico o un fatto epocale o di svolta storica, così il design racchiude per me in esso il tempo, l'armonia e la funzione. Il famoso concetto del togliere. Sì, perché mantenere l'essenziale è veramente importante, perché anche ti dà tranquillità. Vedi, secondo me è proprio di tranquillità che abbiamo bisogno. Ci sono tanti tipi di tranquillità. Io sto indicando quella che ti rende sereno e sicuro per le cose che hai fatto e che hai fatto, perché le hai fatte con il meglio di te stesso. È un mio messaggio ai giovani. Siate voi stessi tranquillamente.
Grazie a Tivulio Design District per l'invito. Per me è stato veramente un onore.